Igor Gorgonzola Novara, i Mocco Volley Conegliano, Savino del Bene Scandicci in semifinale, la Unity Work Busto Arsizio pareggia i conti con la Saugella Team Monza e rimanda il verdetto alla decisiva gara 3. Sono le risposte che giungono dai campi rosa e viola dei playoff Samsung Galaxy Volley Cup. Le azzurre di Massimo Barbolini perdono il primo set al Mandela Forum di Firenze, vanno pesantemente sotto all'inizio del secondo e poi costruiscono una rimonta impetuosa fino all'1-3 che le spedisce in semifinale. Le detentrici del tricolore conosceranno la propria avversaria nella tarda serata di mercoledì 28 marzo, al termine della bella tra le farfalle e le brianzole. Busto riesce infatti a violare la Candy Arena per 3-1 e a rimettere in equilibrio la serie, potendo ora sfruttare il fattore campo nel match decisivo. Dall'altra parte del tabellone, alla Savino del Bene, uscita vincitrice per 3-1 dalla sfida dell'Adriatica Arena contro una tenace Mai Cicero Pesaro, si opporranno le Pantere di Daniele Santarelli, che si impongono per 3-1 al Palapanini contro la Liugio Normeccanica Modena e approdano per il sesto anno consecutivo tra le migliori 4 d'Italia. Occhi puntati quindi sul Pala Yamamai di Busto Arsizio per l'ultimo match stagionale tra Unity Work e Saugella Team Monza. Decisamente sì, perché volevamo vincere a tutti i costi per riportarla a Busto e non potevamo pensare che la nostra stagione finisse in questa gara. Sicuramente dobbiamo mettere tutto il cuore e la grinta necessaria, perché vogliamo arrivare in semifinale, noi ci crediamo e non molliamo, non è una squadra che molla.